Siamo con Ivan Bass, intanto la prima domanda è d'obbligo, come stai adesso? Sto bene, grazie, buona salute, la bici è diventata uno strumento di benessere, di piacere e di condivisione, pedalate insieme anche ai ragazzi della squadra quando è possibile, quindi molto molto bene. Bello che vedere che sei rimasto legato a questo mondo anche con questa nuova app di Cycling Coffee, ce ne parli un po'. Sì, sono molto felice, è un'idea che avevo in mente da molto tempo, è una cosa interessante, è una cosa che è nata da più idee messe insieme da tanti anni di ciclismo e sono molto contento perché è uno strumento utile a mio modo di vedere per tutti i ciclisti, è uno strumento che avrà anche sviluppo grazie agli appassionati che la utilizzeranno, perché si potrà interagire con una grande community e quindi sono contento, è una bella cosa e sarò ancora più contento se verrà apprezzata dagli appassionati. Manca un po' già il mondo agonistico comunque della bicicletta. Ma non mi manca, perché il mio lavoro nello staff tecnico della Tinkoff mi permette di rivivere ancora quelle emozioni che trasmette l'agonismo, e nello stesso tempo non mi manca perché io so di aver dato tutto a livello agonistico, quindi è una cosa per me normale vivere questa seconda parte della mia questo post carriera agonistico in questo modo. Ci dobbiamo aspettare dal tuo grande amico Contador quest'anno? Ma ci dobbiamo aspettare, la nostra è una squadra speciale, una squadra che sta cercando di rendere questo ultimo anno della Tinkoff un anno storico, un anno dove cercheremo di vincere il più possibile ovviamente e di vincere il meglio possibile, vediamo. Però è soprattutto l'anno olimpico per l'Italia, come la vedi per Rio? Ma l'Italia, il percorso è molto esigente, noi a mio modo di vedere abbiamo una squadra e un gruppo di atleti che su un percorso di questo tipo possono fare molto molto bene e c'è sicuramente la possibilità di puntare a loro.